Ciao a tutti, oggi vi mostrerò la mia night routine. Solitamente alle 5 del pomeriggio faccio uno spuntino o bevo il tè o il caffè. Oggi è la giornata del caffè. Ho bisogno di tanti zuccheri, quindi metto anche tanto Nesquik e tanto zucchero, anche se non si dovrebbe, però dettagli. Dopodiché mi sdraio sul divano, come vedete abbiamo un French che sta dormendo perché adesso è iniziato il nuovo lavoro e fa il turno di notte. Chloe naturalmente gli fa compagnia, anche perché lei dorme sempre. Mentre il mio amore dorme, io direi di guardarmi qualcosa su Netflix. Oh, finalmente un po' di relax. Il mio amore si risveglia. Adesso inizio a rompere le scatole a Franci, come al mio solito. E iniziamo a scherzare e a metterci i piedi in faccia. Chloe comunque sta ancora dormendo in tutto ciò e lei dorme e basta. Adesso un po' di coccoline, ne devo approfittare anche perché poi di notte il mio amore lavora, tranne questa sera, infatti come vedete questa night routine è con Franci. Anche Chloe si è svegliata, infatti appena si sveglia di solito inizia a giocare o con la pallina o col suo corno di cervo. Ma ancora non ha capito che dobbiamo scendere. Piccolina, sta piovendo ma devi scendere lo stesso, eh? E mi lecca. Nel mentre mi vado a cambiare. Giustamente in un secondo io mi cambio. E inizio a svegliare un po' Chloe, nel senso che ci gioco un pochino perché sennò ogni volta se scendo quando lei si è appena svegliata non ha voglia di camminare. E devo stare lì 2 ore a dirgli dai Chloe andiamo, andiamo. Vestiamola. La nonna, ovvero la mamma di Franci, ci ha regalato questo fantastico giubbottino impermeabile per la pioggia. Guardate che bello, è pure il catarinfrangente. Mentre gioca, cerco di vestirla come i bambini, raga, come i bambini, ogni giorno sempre la stessa cosa. Ma naturalmente lei non è che ha voglia di uscire, infatti cerca ogni volta di ritornare a cuccia o di si rimette sul divano. Sono le 6 di sera e adesso si scende con Chloe. Croccantini sempre presenti, infatti per attirarla li prendo in mano e li lascio cadere così Chloe si avvicina alla porta. Non potete capire, raga, ogni volta che dobbiamo scendere Chloe inizia a correre come una pazza sulle scale, rischiando comunque di farmi cadere perché lei corre, corre, ma io poi inciampo. E qua praticamente nel nostro palazzo hanno fatto l'alberello col presepe, ogni volta lei va ad annusare e infatti butta giù tutti i personaggi. Può andare lì a sistemarli perché lei è fissata, deve annusare tutto. Facciamo finta di niente. Io che la sgrido e finalmente siamo usciti. Per fortuna che non piove troppo. Qua abbiamo una Chloe attratta dalle luminarie di Natale. E finalmente si passeggia, raga, pensate che ogni sera, anche col freddo, vi devo scendere. Chloe è fradicia, ma la prima cosa che fa ogni volta quando ritorniamo su dalla passeggiata è andare da papà e fargli le feste. Dopodiché è arrivato il momento di spogliarci, anche perché il giubbottino è un po' umido. Lei vuole giocare, cerca di mordicchiare tutto. E adesso guardate, ha già capito che cosa le spetta. La pulizia delle zampe, che lei adora tanto tanto come vedete. 3, 2, 1. Fa sempre così.
ma con tanta calma iniziamo a pulirle le zampottine. Perché piano piano comunque si sta abituando, cioè vedete che all'inizio fa un po' di scenate, poi si mette lì tranquilla e si lascia pulire. E quando finisce questo è il risultato. Inizia a buttarsi sul divano, si rotola. Ah, finalmente anche con il papà giochiamo. Dopo le coccole è arrivato il momento della pallina. Con questa Chloe impazzisce, guardatela. E ha anche imparato a riportarla, a volte la lascia anche. Laviamoci le mani dopo aver pulito Chloe, dopo averla portata fuori, che sicuramente saranno lerce. Sì raga, dobbiamo cambiare le lenzuola. Ma ogni volta è un'impresa, perché mettiamo tipo il lenzuolo, poi sbagliamo, dobbiamo levarlo e rimetterlo. E voilà! Coperte nuove, raga, sono morbidissime. Ce le ha regalate la mamma di Franci. E poi c'è lui, che ogni tanto se ne esce con queste cose durante il giorno. Lo guarda e fa cose assurde. Sono le 8 di sera e tra poco si mangia. Patate. E peperoni. Mentre Franci cucina, io preparo la tavola. E poi dopo aver mangiato sparecchio e lavo i piatti, ci siamo divisi i compiti così. Anche perché il cuoco della coppia è lui. E io do da mangiare a Chloe. Solo se mi dà la zampa e anche l'altra perché ha appena imparato questi comandi. Per avere un'atmosfera più bella accendiamo pure questa candelina che adoro tantissimo. E voilà! Chef Franci ha preparato questo. È lui. E in più mangiamo anche il pollo. Ora si mangia. Questo è il momento che preferisco di più comunque. Mentre mangiamo, guardiamo il nostro programma di Louis It, che ci piace tantissimo, raga, non potete capire. Questa è la situazione appena finiamo di mangiare. Franci ogni volta fa dei piatti esagerati. E adesso si sparecchia. Sì, ogni tanto abbiamo questi momenti di stupidità io e Franci. Ma per fortuna abbiamo la lavastoviglie, così risparmio anche un po' di tempo. Solo che alcune cose a volte non ci stanno e quindi le lavo a mano. Anche se devo dire la verità, a me piace lavare i piatti. Oh, caffè time, purtroppo abbiamo finito le cialde. Mentre il caffè si prepara, si gioca con Chloe che sta per scendere con il papà. Guardate com'è bella con questa tutina dell'Adidog. 9:30, Franci esce con Chloe. Guardate Chloe ogni volta fa così, scende dalle scale, ci aspetta lì, ogni tanto scende da sola e infatti la sgridiamo. Cucina pulita finalmente e il caffè è pronto. Ma posso essere così tanto sfigata? Guardate come faccio il mio cappuccino. Agito il latte, così si forma tutta la schiumetta. Franci è appena tornata a casa. Chloe è lercia, ha giocato con un cagnolino piccolino e si è slerciata tutta, ma era pulitissima prima. Ancora il momento delle zampotte. Ogni volta sempre la stessa cosa. E finalmente mi metto il mio amato pigiama. Magari fosse così semplice. Laviamoci i denti. E adesso ci strucchiamo. Leviamoci il mascherone che abbiamo in faccia.
anche perché andare a letto truccate non è proprio il massimo, se no la pelle si rovina. E finalmente è arrivato il momento di sdraiarsi, ce l'ho fatta, eh. Franci in questo momento è in bagno, nel frattempo io coccolo Chloe e cerco un film da guardare su Netflix. Sì, ma raga, non potete capire, ogni volta per scegliere il film ci metto tantissimo, infatti poi passo subito il telecomando a Fra, così lui sceglie più velocemente. E io coccolo ancora Chloe e Franci. Eccolo! In realtà dovrebbe essere a dieta, ma si mangia un cucciolone. Si chiama così, raga, questo gelato? Contento. Mi mostra pure il disegnino. Ma anche a me è venuta fame. Infatti alle due anche io ho fatto uno spuntino. E anche Franci, cioè lui non è che è bastato soltanto il cucciolone, no. Pure queste, come si chiamano? Sfoglie? Ah, pure il Mars! Questi qui gliel'avevo regalati io, ma prima che si mettesse a dieta in realtà non dovrebbe mangiarli. Però, vabbè. È arrivato il momento di andare a nanna. Ma la cosa più brutta, raga, è che devo spegnere tutte le lucine. Cioè, ne abbiamo tantissime e devo spegnere queste. Queste. Qui mi sono dovuta arrampicare. Poi devo spegnere la renna. L'albero di Natale, che in realtà lo faccio spegnere a Franci, perché sennò non è giusto, anche lui deve fare qualcosa. E finalmente andiamo a nanna. Franci non ce la fa più, vuole dormire, ci sono io che gli sto addosso con il mio video alle 4 di notte. E ho deciso di fargli uno sfregio, gli ho acceso la luce. Mi stavo odiando. E la nostra serata finisce così. Buonanotte.